Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Tanto il latte materno è vitale per la crescita, quanto l'esempio e la testimonianza dei genitori nei primissimi anni di vita e non solo sono determinanti nello sviluppo del bambino. Quanto si vede e si sente diventa patrimonio in quell'arco di vita che è dedicato all'apprendimento dello stile educativo e morale del bambino. Man mano che cresciamo, poi i ruoli si invertono e da educati diventiamo educatori, talvolta semplicemente trasmettitori di quanto appreso in tenera età. L'età giovane, l'età adulta sono dedicate all'educare senza mai perdere di vista la reciprocità dell'atto educativo. Ma qui la domanda sorge spontanea. I principi appresi in tenera età sono davvero vitali? Sono quelli che devo testimoniare? Sono chiamato a vivere la mia esperienza educativa, ma trasmettendo, ispirando quali principi primi? Gesù dice nel Vangelo: osserva e insegna. Osservare, ovvero custodire nel cuore e vivere nella quotidianità della vita. Nutrire il proprio intimo della sua parola vitale, per avere quindi la forza di insegnare, ovvero lasciare il segno, segnare dentro, orientando i passi, lasciando che quella parola di vita dia concretezza alle azioni quotidiane. Mi domando allora, quali principi vitali nutrono il mio cuore? Quali parole di Dio custodiamo nel profondo del cuore, tanto da diventare così vibranti da ispirare ogni azione quotidiana?